La 29esima edizione di Artigianato e Palazzo che si svolge a Firenze al Giardino Corsini ha visto assegnare il premio Perseo, quale espositore più apprezzato dal pubblico, all'antica spezieria Santa Maria della Neve di Prato Vecchio, presente alla mostra con i prodotti per la cura della persona e per l'ambiente. È questo un piccolo laboratorio del monastero Santa Maria della Neve e San Domenico che produce in clausura i profumi naturali con i fiori raccolti nel proprio giardino e nella vallata, commercializzandoli online o attraverso i loro 40 rivenditori. Come nasce proprio così intanto l'idea di andare Artigianato e Palazzo? Questa è la cosa anche più curiosa, no? Nasce perché il nostro amico collaboratore, che ovviamente ci ha introdotto in questo lavoro e continua a sostenerci, è più di un anno che insiste per portarci. E a un certo punto abbiamo dovuto cedere. Abbiamo detto facciamo una prova, noi non è che andiamo sistematicamente a fare fiere. Quindi abbiamo accettato di fare questa fiera importante, importantissima, ormai alla 29esima edizione, quindi una fiera internazionale, per far conoscere appunto il nostro lavoro e quello che siamo noi, perché il lavoro poi ci porta a far conoscere la comunità domenicana, la nostra comunità. In un certo senso noi speravamo che non ci prendessero perché sapevamo che sono molto selezionati e anche altri espositori non sono stati accettati. E quindi quando ci è giunta la notizia che avevano detto di sì, un po' eravamo in gioia, ma un po' mi ha detto no, ci è andata male. Appunto perché è un po' la cosa nuova, no? Come tutte le cose nuove spaventano. E quindi ci siamo poi organizzate, siamo andate a vedere gli spazi, abbiamo parlato con gli organizzatori e quando poi, perlomeno io sono così di carattere, ma è così la comunità, quando si dice sì, poi ci si gioca fino in fondo. E quindi abbiamo attrezzato questo stand che è piaciuto tantissimo. Dobbiamo dirlo e ringraziarli ancora pubblicamente, degli amici che ci hanno aiutato a realizzare tutto questo, perché solamente noi non avremmo potuto sia accompagnarci ad allestire lo stand, sia con la presenza fisica, perché dalle 10 del mattino alle 7 e mezza di sera il nostro stand era continuamente visitato. E quindi le amiche si occupavano di presentare i prodotti e a noi veniva chiesto perché eravamo lì, chi eravamo, cosa facevamo, se facevamo ritiri spirituali, quindi a volte anche a raccogliere confidenze, e quindi diciamo che è stato molto impegnativo e con tante soddisfazioni. Allora, chi ha parlato è Suor Giovanna, ma abbiamo anche Suor Paola e Suor Rosmaria. Tutte e tre lavorate nell'antica spezieria, giusto? Sì. Sì, poi ci sono anche altre sorelle, c'è Suor Maria Pia e Suor Lucia, Suor Maria Grazia, Suor Angela, Suor Iba, poi tutte un po' ci si dà la mano, Martina che coltiva la luffa per noi, un po' tutte, ecco, nel momento del tanto lavoro o di urgenze, tutte ci si dà la mano. Anche le sorelle anziane, Suor Mariangela, ecco, tutte. Abbiamo il nostro laboratorio interno e viene svolto qua, sì. Questo naturalmente è lo stemma proprio di Santa Maria della Neve, che però è uno stemma che riprende l'antico stemma delle Domenicane. Sì, esatto, è il nostro stemma antico appunto e lo possiamo vedere anche ricamato lì in quell'arazzo, quindi noi abbiamo voluto riprendere uno stemma che ci identificasse, per cui abbiamo voluto prendere lo stemma domenicano che è prettamente nostro fondamentalmente e legarlo al marchio dell'antica spezzeria. Poi ci spostiamo di qua e vediamo un po' tutto quello che c'è, perché qui ci sono tanti prodotti. Che sono prodotti naturali dal fiori che coltiviamo in giardino e abbiamo ad esempio rosa toscana, acqua casentino che sono tipiche per la nostra zona, profumi. E qui si può provare giaggiolo, violetta, ginestra. Arrivano persone da fuori, anche da lontano, dall'Italia, che proprio per questo profumo
comunque un lavoro comune che ci impegna tutte, ma soprattutto un lavoro che è scandito anche dalla preghiera. Quindi non è solamente un prodotto cosmetico, ma veramente c'è dietro tutta una sapienza che ci viene dalle nostre sorelle che ci hanno preceduto, ma anche tutto l'amore che possiamo metterci per creare questi prodotti e che poi, come abbiamo visto, Artigianate Palazzo non servono solamente per curare il corpo, ma veramente diventano un balsamo per lo spirito. Abbiamo avuto delle esperienze Artigianate Palazzo di persone che, sentendo un profumo, si sono messe a piangere, proprio perché avevano questi ricordi, anche essendo sostanze così naturali, veramente si sono ricordati di cose passate e quindi si sono sciolte in lacrime. Ed è stato bellissimo perché vedi come un profumo può toccare veramente il cuore. Voi lavorate soltanto profumi? No, facciamo diverse cose, abbiamo i profumi, abbiamo i saponi, doccia shampoo, creme corpo e poi siamo uscite con una novità quest'anno che è piaciuta tantissimo, che sono gli unguenti della Bibbia. Praticamente questa è l'ultima novità e si dissocia un po' dalle erbe che crescono in Casentino, appunto perché siamo andate a fare questa ricerca delle erbe nominate nella Bibbia o dei fiori nominati nella Bibbia e li abbiamo messi secondo queste antiche ricette di unguenti che poi sono i primi profumi che venivano utilizzati. Quindi sono profumi solidi che però servono anche appunto come emollienti, lenitivi per la pelle e hanno queste profumazioni che permangono tantissimo, oltre ad avere significato spirituale appunto. Oggi che si parla sempre di stagionalità nel settore anche dell'alimentazione, direi che la stagionalità c'è anche nei profumi, no? Dobbiamo dire, soprattutto in questa raccolta che voi fate. Sì, assolutamente, infatti la ginestra fondamentalmente ce l'abbiamo nel periodo di maggio, giugno, quindi dobbiamo raccoglierla anche in quel periodo. La lavanda anche lei è stagionale, per cui in base a questo poi facciamo anche le scorte che poi useremo per creare i vari prodotti. Ad esempio la lavanda che vediamo qui, l'olio essenziale, è stato distillato praticamente 2-3 settimane fa. E la cosa bella è anche questa, che siccome anche noi siamo ancora piccole come azienda, chiamiamoci così, ci stiamo aiutando anche tra coltivatori del Casentino, quindi anche la lavanda ci aiuta la nostra ormai cara amica anche di Poppi e quindi siamo andate a distillarla da lei, di modo che insomma c'è anche questa collaborazione tra i coltivatori del Casentino. Stiamo cercando di creare rete, quindi non solamente una cosa che fa bene a noi, ma una cosa che può far bene anche alla vallata, un po' questo sguardo più ampio come è nell'ordine domenicano. L'olio essenziale di lavanda ha tantissime proprietà che fanno bene appunto alla mente e anche al fisico, aiutano molto al rilassamento, aiutano a alleviare i sintomi del mal di testa, favoriscono anche l'addormentamento e quindi questo è proprio un olio essenziale prodotto con la nostra lavanda per l'appunto. Alla fiera che dicevano, beh questa è la solita lavanda e io dicevo, no un momento, questa non è la solita lavanda, questa è la lavanda del monastero e quando la facevo la sentivano, dicevano, ma è vero, questa è proprio è diversa dalla solita. Forse i casentinesi ancora non l'hanno scoperto troppo, ecco, questo luogo, quindi sarebbe un luogo forse da riscoprire non soltanto per quanto riguarda appunto i profumi ma anche per quanto riguarda un sentimento, la preghiera e la spiritualità. Diventerebbe veramente il monastero come un luogo di incontro, un luogo di comunione come l'aveva pensato Domenico all'inizio. Cioè San Domenico è stato fantastico perché nel 1200 lui ha proprio pensato alla base del suo ordine le monache come radici che poi danno la linfa all'albero che è composto da frati, laici domenicani e poi più allargando la famiglia domenicana con le suore, i giovani e tutto. Però anche noi intorno alla comunità girano i laici domenicani, quindi c'è veramente questa sinergia molto forte e infatti anche i nostri laici, alcuni sono venuti ad aiutarci Artigianate Palazzo, quindi una comunione di spirito ma anche una comunione fattiva poi nel compiere le cose quotidiane. Cosa che ti coglie di sorpresa quando apri la porta e ti senti un profumo, ti senti avvolgere ed è una cosa veramente particolarissima e penso che ci sono però anche profumatori d'ambiente. Sì, infatti abbiamo varie versioni di profumatori d'ambiente, c'è quello più piccolo tipo da 250 ml, c'è quella versione più grande, la versione ancora più piccola, ma la cosa bella è proprio questo essere avvolti, è proprio un abbraccio che si crea. Ecco la novità anche la versione spray che abbiamo inaugurato proprio alla fiera. Quindi la fiera era apprezzata questa versione spray. Moltissimo. E poi ogni tanto la spruzzavamo anche noi per, insomma, per davvero far sentire la gente avvolta da questo profumo. Io invece ve ne do un altro di idee o forse anche di consigli. Pensate quando voi stirate in casa. Sto spruzzando lenzuola con quest'acqua, ma per il motivo che è tutto sano, nel senso. Non ci sono, sì,
prodotti naturali, non lascia macchie, anche sulla stoffa bianca non lascia niente. Allora lascia solo profumo, che veramente porta anche per noi e anche per ospiti una bella contemplazione e un bel ricordo. Bellissimo, eccolo qua. Abbiamo anche preparato sacchetti con legno, che è un profumatore per piccoli spazi, quindi se uno vuole fare anche un piccolo pensiero senza voler spendere chissà che cosa, può regalare questo profumatore realizzato in legno, indicato per armadi e cassetti, fragranza di rosa toscana e di acqua del Casentino. Ma se qualcun altro volesse qualche altra fragranza, lo dobbiamo fare al momento, perché sennò poi asciuga. Quindi sono veramente tante idee, come si suol dire, per tutte le tasche. Si possono anche spedire questi prodotti? Li possiamo anche spedire, noi li spediamo in tutta Italia, abbiamo diversi rivenditori, adesso io ho perso il conto, non so quanti sono, abbiamo diversi rivenditori, una quarantina di rivenditori in tutta Italia e li possiamo spedire con il Corriere, sì. Il Giardino Corsini di Firenze ha ospitato Artigianato e Palazzo e le monache domenicane di Santa Maria della Neve si sono presentate e hanno vinto questo premio, il premio Perseo, un premio che viene aggiudicato dal pubblico e lo hanno vinto loro. La cosa però più importante è che loro hanno voluto raccontare e avvicinare anche la loro comunità a tutti quanti, anche attraverso un rosario. Scusa, io volevo raccontare un'esperienza che hai nominato la corona del rosario, appunto della fiera, perché per tutto il giorno un espositore vicino a noi, non è, per due giorni, il giorno prima che è venuto a preparare, non ci ha rivolto la parola, non ci ha guardato neanche né buongiorno né buonasera, sarà stato intimidito per amor del cielo, mentre con quell'altro accanto si è creato subito sintonia. La sera successiva, appena c'è stato un momento libero, questo signore si è avvicinato dicendo: io tutto il giorno che vi ascolto, siete competenti, ma ho contato quanti pallini ci sono in questa, sono 10 e uno isolato, ci sarà un motivo. Quando può, mi può spiegare come si dice il rosario? E allora ho mandato un messaggio in comunità che il giorno dopo sarebbe venuta Rosmaria, ho detto: portatemi un po' di corone e di libretti del rosario, perché stanno chiedendo come si dice il rosario. Dopo gliel'ho spiegato e gli ho fatto un esempio, no? Mistero gaudioso, il primo mistero: Gesù nasce, intanto dici l'Ave Maria, Maria che ti coccola, Maria che ti è mamma, no? Quindi questa carezza di Maria, mentre tu pensi: Gesù è nato per me, Gesù veramente è Dio, no? E aveva i lacrimoni agli occhi. E quindi è stata un'esperienza veramente, veramente molto bella. E poi mi diceva, gli ho detto che c'è l'applicazione al cellulare per farsi aiutare, perché non capiva tanto come si poteva fare. E quindi gli ho detto che c'è l'applicazione al cellulare, gliel'ho fatta vedere e è rimasto contentissimo. Quindi gli ho dato la corona, il libretto, come altre corone che poi c'erano i libretti sul banco e le persone le prendevano molto contente. Quindi questa per me è stata un'esperienza molto, molto bella, sì. Torniamo a dire che l'esperienza della spezieria porta ad altri luoghi, esatto. Ad altri luoghi del cuore, giusto? Sì, perché il cuore comunque ha bisogno, il cuore è assetato, e quando noi tre ci siamo emozionate e quando ci è stato consegnato il premio, non l'abbiamo vissuto tanto come riconoscimento dei nostri prodotti, sì, anche questo, ma come mezzo che ha fatto toccare a queste persone Dio. Veramente questo ci ha commosso, perché abbiamo vissuto il riconoscimento di quello che noi siamo. Quindi per noi questo è stato molto emozionante e toccante, perché tutto il pubblico, il signor Torrigiani a un certo punto ha detto: abbiamo smesso di contare le cartoline, perché ormai... E quindi eravate travolgenti. Quindi, ma noi l'abbiamo vissuto non tanto per i prodotti, ma i prodotti, il lavoro come mezzo che aiuta a portare a Dio. E quindi abbiamo, in questo, come ha scritto un amico in un commento in Facebook, avete fatto centro. E questo per noi è veramente bello, perché il nostro carisma, il carisma domenicano, è sintetizzato nel contemplare le verità di Dio e donarle ai fratelli. E quindi sì, noi siamo qua in monastero, come si diceva, preghiamo, contempliamo, ci nutriamo della parola di Dio, ma non per noi, ma per donarlo. E quindi questo lavoro è un mezzo che ci aiuta a donarlo. E noi tre
eravamo come testimonianza della comunità e del comunione. Io naturalmente ringrazio per questo momento che ci hanno dedicato, per questa scoperta, dobbiamo dire, di un luogo in Casentino, una terrazza di questo monastero di Santa Maria della Neve delle Suore Domenicane. E poi c'è anche una pagina social, tra l'altro, è vero? Abbiamo diverse pagine social, abbiamo la pagina social del monastero, Monastero Domenicane Santa Maria della Neve San Domenico, dove si può seguire la preghiera liturgica tutte le sere con la preghiera del Vespro alle 18.30 e magari notizie, informazioni anche sul nostro ordine domenicano. Abbiamo la pagina social dell'antica spezieria, dove appunto vengono presentati i prodotti, vengono presentate queste attività. Abbiamo poi il profilo Instagram, domenicane.pratovecchio, e il sito, che però purtroppo è un po' fermo, speriamo ora con la ripresa delle attività di riuscire a sistemarlo meglio, ecco, organizzarci un po' meglio. Poco fa, forse voi non l'avete sentito, c'era il suono delle campane. Questo ti riporta proprio nella dimensione in cui noi ci troviamo. Che la chiesa è sempre aperta dal mattino alle 6:15 fino alla sera alle 19:30, la chiesa è sempre aperta. Quindi per i momenti liturgici in cui la comunità è riunita ci si può unire. Siamo partiti da dove? Siamo partiti da quello che ha detto prima Suor Giovanna, da un tramite, l'antica spiazzeria, quello che ci piace, perché naturalmente è un profumo che ci contraddistingue quando ci avviciniamo a qualcuno, quando naturalmente diamo una mano, quando ci abbracciamo, quando ci baciamo. E poi siamo arrivati invece a scoprire quello che c'è dentro. Non è soltanto la raccolta di un fiore, ma il raccogliere veramente la comunità e tenerla unita insieme in questo luogo vicino a Dio.